Allora ragazzi, innanzitutto ciao a tutti. Questo video non è né una League of Learning né una League of Trolling. Ho deciso di inaugurare una nuova serie, diciamo per necessità, perché sto notando che sono calato tantissimo di skill in questo ultimo periodo. Non so perché, magari perché io non faccio mai rank, non ho mai fatto rank, ora mi sono messo a farle e ho notato che faccio cagare alla merda. E mi si è abbassato l'MMR di tantissimo. Prima prendevo 25 punti e ne perdevo 12, 13, 15 massimo. Ora ne guadagno 19 e ne perdo 19. Sono proprio qua, con l'acqua alla gola. E non so perché, non mi sento di dare la colpa al team, perché ok, magari ogni tanto trovi qualche handicappato, però ho giocato davvero, davvero male. Pure io, e non capisco, soprattutto in mid, non lo so, non riesco più a trovare qualcuno con cui carriare, o comunque con cui non fidare, non so. Non lo so, in top me la cavo. Musica troppo alta. In top me la cavo decentemente, soprattutto perché, vabbè, non è che ci vuole molto. Si prende Maokai, OP e spacca, anche uno che non è main ce la fa benissimo a masterarlo. Ora però ho detto, io. Porca puttana, voglio imparare a usare qualcuno che carry. TF è uno di questi. TF è uno di questi. Devo diventare confident con questi. Ora cambierà il meta. Ora cambierà il meta e si incentrerà totalmente sui mage. Quali Cassiopeia, Veigar. Penso anche Ziggs e tanti altri, soprattutto per tutti gli oggetti che li metteranno. Quindi ho detto, se io voglio climbare, devo mettermi in una condizione di riuscire a usare qualche champion che possa carriare. Che possa carriare. Tipo. E che sia bene in tutte le fasi del game, magari soprattutto la late game. Io di solito uso sempre champion molto molto aggressivi. Melee o Assassin, tipo Zed, Yasuo. Però non lo so, con Zed non riesco più. Non riesco più perché magari vinco la mia lane, ma poi in giro non faccio un cazzo. Non va bene, non va bene. Cioè, in quest'ultimo anno la mia skill è zero. È zero. Di solito io tutti gli anni aumento, 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 invece quest'anno no. Non so perché, magari ho raggiunto il mio limite e devo iniziare a spingermi oltre facendo spammando rank. Può darsi. Può darsi. Un'altra cosa, ecco. Diciamo che questa serie, non so nemmeno come chiamarla, tipo uscire dall'LOL, clambare a Diamond, roba del genere, perché alla fine non è una cosa che fanno tutti gli YouTuber. Dice, penso che in Italia il maggiore esponente di questa cosa sia Canelupo con la sua The Challenger. Ah, bene, c'ho Panteon contro. Con la sua The Challenger Inside Me, penso, eh. Ma penso proprio che sia. Bene, iniziamo. Ah, no. Penso proprio che sia lui il maggiore esponente di questa cosa. Ma le varie Road to. Minchia. Le Road to Diamond, Road to Master, Road to Gold, Road to Platinum. La fanno praticamente tutti. Quindi. Inutile la carta contro di lui. Finché c'è il suo coso. Quindi diciamo che non è una cosa nuova. Non faccio una cosa nuova. Però ho detto. Penso di sentire la necessità di farla perché. What the fuck? Elise? L'ha invasa Lee Sin? Non me ne sono totalmente. Cioè, anche se me ne fossi accorto. Non avrei sinceramente dovuto fare niente. Pantheon è una bella gatta da pellare, ragazzi. Devo dire la verità. Pantheon è un bel po' rompicoglioni. Ma è anche parecchio. Perché non posso molto avvicinarmi adesso. Io me la farmo tranquillo. Finché non arrivo a un punto in cui posso pushare posso pushare la wave di Q. Per il resto me la farmo abbastanza tranquillo. Alla fine questo TF questo deve fare. Farmare, farmare, farmare. È difficile che TF riesca a uccidere il laner avversario. Cioè non è difficile, assolutamente. Un buon TF ce la fa. Però quello lo perdo. Però è molto meglio farmare messo il TP perché a quanto pare il meta mid è. Il meta mid del TP ora. No, ho sbagliato. Il meta mid è il TP e quindi. No, ho sbagliato. Dovevo maxare la Q. My fucking bad. Avrei dovuto maxare la Q.
TFR non è molto difficile da giocare, cioè bisogna avere un buon position, bisogna avere un buon positioning e la mentalità di non overextendere e stare tranquilli e farmare. Ho poco farm, ho veramente poco farm, però contro Pantheon è un po' difficile. Devo costantemente stare attento, anche poi c'è lì sì incontro e è un jungler parecchio aggressivo perché cazzo ho usato. Tanto è inutile anche. Ce la faccio? Ah, per poco. Pantheon Summoners. Adesso dovrei prendere il Roa, ma purtroppo non ho un cazzo, quindi cioè non ho le case per farlo, quindi. Ok, ora maxiamo la Q come dico, come si dovrebbe. Stavo dicendo che non ho i gold per farlo. Quindi ora devo stare attento. Ora devo stare attento soprattutto perché non ho flash. Non ho flash, sono pushato e Lee Sin potrebbe venire a punirmi. Quindi direi che lui se arriva sicuramente arriva da questi lati. Quindi mettiamo la ward qua e giochiamo da questo lato. Perché se arriva, arriva sicuramente da lì. Ma allora, lui recollerà. Ok. Io ora pusho perché voglio provare a fare un gank. Ah, non recolla. Strano. Eccolo qua, Lee Sin. Sono nella merda. Sono morto. Sono morto. No, lo sapevo, cari. Eppure stavo giocando di qua, solo che. My bad. Stunnato tutto quanto. Non avevo summoner, me lo dovevo aspettare. Ora si fa uccidere. Sei al 4, lui è al. Sei al 4, Elise! Vabbè, non guarda, non commento neanche. Non commento neanche perché. Ho visto le peggio cose. Ah, iniziamo a farci la roa. Io ho veramente poco farm. Cioè, Pantheon mi sta doppiando. Mi sta doppiando di farm. Vediamo un po' come stanno le altre laner. Renekton sta vincendo, questo quindi benissimo. Renekton sta vincendo, Swain non ha minion. Elise è un po' pazza. E giù una kill Zyra a zero. Però di farm stanno messi bene. Ho bisogno di aiuto con questo qua. Cioè, adesso starò abbastanza tranquillo appena avrò la Q al 3. Perché riuscirò a pushare standomene safe. Pantheon non ha wave clear, questa è una cosa buona perché. Non ho wave, non ho minion, dove c'è, cioè, non ho ward dove cazzo sto andando. È una cosa buona perché appena avrò il 6 riuscirò a pushare le wave standoli molto lontano. E visto che lui non ha wave clear. Lucky card? Vabbè! Potevi anche lasciarmela, eh! Va bene. Non potevo immaginarlo. Cioè, potevo anche immaginarmelo. Potevo anche immaginarmelo. Ecco, vedete perché dico che sto calando di skill? Io questa cosa potevo immaginarmela, invece sono andato. Lino Flash. No, Lucian no Flash. Lucian no Flash. Vabbè, mica sto Lee Sin, ragazzi. Sto Lee Sin, ragazzi. Sto Lee Sin. Elise non puoi counter junglare, c'è la Pantheon qua. Elise! Elise ci muore per forza. Madonna, sono già. Ah no, ok, Pantheon è andato a bot. Ce la stanno mettendo nel culo. Purtroppo Pantheon è un casino per me. Non posso fare un cazzo. Per fortuna che scalo meglio di lui. Quindi farmiamo questi cazzi. Loro sono tutti da early game. Loro sono assolutamente tutti da early game.
Dimmi che è il flash, eh? Perché impazzisco se è il flash. Ok. Loro sono tutti da early game. A parte Swain e Evolution, vabbè. Però Pantheon e Lee Sin sono assolutamente early game. Una volta, se riusciamo ad arrivare a mezz'ora senza fiddar troppo. Non devo fiddar troppo. Non devo fiddar troppo. Però cosa posso fare qua? Niente. Non devo fiddar troppo. SS, questo non ci posso fare niente. Non possiamo andare al drago. È un suicidio andare al drago. Leave Drake per forza. Non si può. Non si può. Non si. Non si può. Oh, magari non ho capito. Chi è che ha ucciso? Perché non ho hittato? Quanto sta venendo qua? Mi pusho la wave, me ne vado. Ora c'ho il catalyst. C'ho il catalyst e il TP, ma il TP non lo sprecherò in questo modo. Devo fare una gank. Devo fare una gank fatta bene. Devo fare una gank fatta bene. Magari top, che Renekton sta vincendo. Puntiamo su Renekton, forse. Forse è la cosa migliore da fare. Prendiamo una pink. Il problema di mettersi la roa adesso, soprattutto che sono sotto di minion. Non troppo. Cioè, sì, perché 10 minuti, 51 minion fa veramente cagare. Però bot non me la sento di gankare. Però da qualche parte dovrò andare. Devo andare top. Ora gli push la wave a sto stronzo. Va bene. Unlucky. Never lucky. Pantheon SS. Perché sono ancora in quel. Perché sono ancora al drago? Ma che cazzo stanno facendo? Mi chiedo che cazzo stiano facendo, sinceramente. Me lo sto chiedendo. Mi gota Outrome e Dart. Ora, questa la metto qui perché ho bisogno di una ward difensiva. Renekton. Renekton, ma cosa fanno? Ma cosa. Ma io non capisco cosa fanno. Io non capisco. Cioè, sto tentando di capire, ma non capisco come gioca sta gente. Ecco, in questo caso. Anche se ho sbagliato un pochino io all'inizio con. Non capisco come stanno giocando loro. Adesso contro Pantheon non ho più problemi. Non ho più problemi perché basta che sto qua, pusho e lui non può far nulla a meno che non flashi. Ma anche se flasha. Anche se flasha non può far niente lo stesso. Che comunque adesso inizia a fargli male. Ok, adesso io vorrei tanto andare bot. Vorrei tanto andare bot. Il problema è che non sono troppo pushati. Se trash mi hitta, mi hitta di Q. Non è una merda. Lei sta gankando top, quindi dovrebbero farcela. Pantheon. Devo fare attenzione a Pantheon. Ok, sembra che poi sesso comunque. Però se n'è andato verso di là. No, ok. Ho sbagliato. Ragazzi, ma potete darmi una mano? Ma non è possibile, ma. Every time my ult. No one do nothing. No one. E ora ulta lui. Se vaffanculo. Magari sto sbagliando anche ultare. Che cazzo ne so. Però non è possibile. Non è possibile ogni volta che ulto. Ma è ovvio, Pantheon again. È ovvio. Puntiamo su Renekton, non so che cazzo altro. Non so cos'altro fare. Cioè, boh, io è la seconda volta che ulto bot. Qui ci sarà qualcuno? È la seconda volta che ulto bot e non succede una merita sega. Cioè, sì, succede che io muoio. Che io muoio perché Lee Sin ovviamente è pronto. Nessuno gli dice nulla, Lee Sin. Nessuno. E quindi non posso, boh, non posso più, non posso, non gankare bot, non posso. Assolutamente non posso, questi sono addormentati. Sono assolutamente addormentati.
Guarda questa. Guarda questa! What the fuck is wrong with you, Jinx? Tell me, non è possibile. Non è possibile. Ancora arriva questo qua. Vaffanculo, devo flashare per forza. E mi ha preso. Non è possibile. Sto impazzendo. Sarò solo unlucky. Vabbè, ti ho trovato pazzo. Cosa stai combinando pure tu? C'è di sin. Non potevo usare la gialla. Ma io spero nelle IT. Ma cosa combina? Ok, per fortuna. Guarda, io dico per fortuna. Che Jinx, anche se fa cagare comunque da late game come me, e proteggendola un pochino ce la possiamo fare. Però, madonna, ragazzi. Oh, tipo ora. Ok. Questa era rischiosa, per esempio, era molto rischiosa. Su N è stato un demente. Cioè, per quello abbiamo vinto ora. E l'Aize, stai molto attento a dove vai. Avevo anche loccato la gialla. Bene, ora allora devo andare subito a farmela. GG Lee Sin. Is fit but won't engage. Ah, poverino, guarda. Mi sento di dire poverino Lee Sin. Perché sta provando a carriare, ma. Io cosa sto combinando? Io sono più deficiente di loro. Io sono più deficiente di loro. Prima di tutto perché ho bloccato la carta blu. E secondo perché ho voluto tentare di aiutarli. Io sono più deficiente di loro. E devo mettermi cooldown. Io sono più deficiente di questi qua. Ma enormemente più deficiente di questi qua. Ma meno male che ci sei tu, Renekton, guarda. No, eh. Questo no. Cioè, questo no. Oh, ma non ho il TP. Meno male, guardate, meno male. Renekton c'ha il TP. Non ce l'ha. Ah, il Ignite, allora ve lo toppo. Vedete comunque quello che sto dicendo? Io non riesco più, cioè non riesco a giocare, non riesco a giocare bene. Non riesco a giocare bene. Per un motivo o per l'altro, non riesco a giocare bene. Non lo saprei. Non so che cazzo mi sta succedendo. Cioè, 1-4, 1-4-95, con TF, è davvero una merda. Cioè, non ho minion. Vabbè che TF non sono abituato a usarli, però non è una scusa. Non è assolutamente una scusa. Ora pusho solo questa lane e poi me ne vado. Ora per fortuna arrivo in un momento in cui sono abbastanza grossino. Cioè, per ora non ancora. Devo prendere Luden. E appena preso il Luden riuscirò a far danni. Poi dopo il Luden io penso proprio alla zona, perché qua sono tutti melee, cioè sì, sono tutti AD tranne Swain, che comunque non è fidato 0-5, è peggio di me. Quel pazzo è peggio di me. Il problema è ora che ultare diventa un casino. Ultare diventa veramente un casino. Ultare diventa veramente un casino, perché appena ulto, Lee Sin potrebbe benissimo kickarmi via, oppure arrivare. Potrebbe vedermi arrivare la catena di Thresh. È un casino, devo ultare bene. Devo ultare in una posizione in cui loro non possono ultarmi. Ho paura di un flash, devo stare attento. Ho paura di un flash. Ok, direi che posso recollare, tanto c'è il TP. Dovrebbe. Di farm mi sono leggermente ripreso, ma comunque fa sempre schifo 113 a questo livello, a questo minuto. Secondo me lo faccio 1v1. Penso proprio di no. Forse ha avuto metà vita. TP.
Avresti paura in questa cosa? Io ho di nuovo sbagliato a ultare. Io ho di nuovo sbagliato a ultare, per esempio. Cioè, ci è andata bene perché hanno sbagliato loro. Però, avendo io sbagliato a ultare, mi sono messo in una condizione di pericolo. Troppo pericolo. Cioè, in un certo senso li ho beitati verso di me. Quindi, non è che è stato molto, molto bad quello che ho fatto. Cioè, ho deviato l'attenzione dal kern di... Questo Lee Sin, mamma mia. Cioè, questo è rimasto qua. È rimasto qui fermo. È rimasto qui fermo aspettando che io passassi. Bastardo figlio di puttana. È bravo sto Lee Sin. È bravo sto Lee Sin, e se perde... Sono sincero, se perde mi dispiace per lui. Probabilmente perderanno, perché... Già dalla team comp. E ora Jinx si sta fidando, quindi basta proteggere Jinx. Basta che Zyra sia un po' intelligente da proteggere Jinx, non ci facciamo catturare nella mappa e abbiamo vinto. Però mamma mia, vincere con il tuo TF1-5 mi fa male al cuore. Mi fa davvero male al cuore, mi fa. Spattene via! Oh madonna! Purtroppo siamo tutti senza escape, sapete, tutti. Sono un Necton. Sono Renekton, ho un po' di escape. Oh, ancora non sono riuscito a fare una gank. Ancora, eh. Arrivando Lee Sin. Non ho il TP. Cioè, non ho l'ulti. Oh, dai, smuore. Ah, c'è la torre qua. Oh mio Dio, dove sto andando? No! Vabbè, ma quanto posso essere unlucky? Non l'avete visto? Non lo prenderò mai. Ora sì, lo si gira. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamolo stare. Questa è la cosa migliore da fare. Guarda, io dico grazie Renekton. Dopo glielo scrivo. Se vinciamo glielo scrivo. Grazie, ci hai carriato. Perché 6-3, poverino. Cioè, poverino. È bravo sta Renekton. Vabbè che... ha tratto un handicappato... Un handicappato come laner, però... Anche se ha tratto un handicappato come laner... solo assist praticamente. Sto prendendo solo assist. Ora se noi non lo portiamo fuori, sapete cosa vuol dire che non lo stiamo portando fuori? E qua arriva il Sin, fa Q è di livello più alto. Non ho arrivato fortuna, però poteva capitare. Poteva capitare. Luden ce l'ho, no, 1500. Vedete, quello che dico è che pur peccato non ho l'ulti. Non ho l'ulti. Sono morto. Sono morto, però loro se ne prendono due. Quindi va bene così. Cioè, potevano prendersene due. Però porco puttana, sono morto di nuovo. Sono morto di nuovo. Faccio cacare. È che boh. Cioè, sono veramente unlucky sto game. Perché io pensavo di aver fatto delle buone ulti. Ma ogni volta che le facevo... Oh, buona, brava Eyes, finalmente, hai hittato una cosa. Una cosa. Io potrei vendere sti Doran e prendere subito il Luden, ma... In effetti potrei. Aspettare 50 gold in base. Necton è una bestia. TP non avrebbe senso ora. Aspettiamo 30 gold in base. 1-6-6. 1-6-6, 116-116, riparte la sfida. Non so se era così. Era tipo una cosa del genere. Posso avere il blu?
loro position in ora veramente sbagliatissime. Vedete, qua non ci sono ward. Poteva arrivare benissimo lì sì e fotterli. Per esempio, sa che mi sa che devo abituarmi anch'io ad auto-attaccare con la. Cosa sta succedendo lì? Cosa sta succedendo lì? Perché era là? Perché era là Zyra da sola? Stava sicuramente guardando. Ragazzi, siete su. Io cosa posso fare ora? Oltre a far così. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Qua ho fatto bene. Qua ho fatto bene perché con la mia ulti li ho rilevati tutti. Non ho ingaggiato come un demente dentro di loro rischiando di morire, quindi non combinare niente. Ho aspettato che arrivasse il mio team e ho tentato di stunnare il più vicino possibile. Quindi per una volta, per una volta, guardate bene, GG, per una volta però, perché il resto. Perché il resto fai di cagai. Ora io direi di andare bot. Bot, raga, bot, bot. Guarda la torre qua, guarda la torre qua. Guardate la torre qua. Ragazzi, guardate la torre bot. È libera, è free. No, attenzione dove vado. Ok, ora ragazzi, ormai è arrivato il momento. Questa è una cosa che dice il dog, mi fa morire da ridere. Al minuto 30 a Pantheon compare la scritta Defeat perché arriva a un punto di late game che non fa più un cazzo rispetto agli altri. Ho fatto 781 con una W su con il Luden, cioè, rendetevi conto. Rendetevi conto. Cioè, io direi che questa volta mi metto il Morello così arrivo a un punto di cooldown altissimo. Visto che ho visto che la zona ora non serve a molto, visto che ormai siamo talmente avanti che Renekton fa da frontline perfetta. E quindi io dietro posso stare a lanciare carte. E Jinx pure. E Jinx pure, per fortuna. Vedete ragazzi, quando avete Jinx in team o anche TF, non surrendate, a meno che non siete proprio, ma a meno che non siete proprio davvero con l'acqua alla gola, siete tipo 2,40, allora lì non surrendate, ma se avete Jinx anche, non dico fidata, ma comunque che regge, non surrendate. Perché una Jinx con un team che la supporta, Lies. Si è salvata perché è una Jinx con un team che la supporta è OP. È uno dei carry più hyper che si possa trovare. Renekton Godlike. Non ho la carta, vero? Ho usato il TP molto a cazzo. Cioè, non molto a cazzo, ma per. Non so se l'abbia preso. Oh, sì, l'ho preso! Cazzo. Non riesco a hittare nessuno! Tiro carte. Ok, tirare carte. Tirare carte è sempre una buona. Sono arrivato a un punto del game che faccio abbastanza male. Non troppo, ma. Perfetto. GGWP. Sorry, you were good. No, mi dispiace veramente per lì sì, perché. Mi dispiace davvero. Io non me la sono meritata. Non me la sono meritata questa vittoria. Cioè, mi sono fatto carriare. Mi sono assolutamente fatto carriare. Devo skillarmi molto di più con sti champion. Guarda, voglio solo vedere quanti punti ho preso, poi vi saluto. Quanti punti ho preso?
Voi non le vedete perché non ho 18 punti. P proprio faccio schifo. Sono davvero nell'Eloel, assolutamente. Cioè, non nell'Eloel perché dovrei tipo vincerne 10 e perderne 20. Però per me, questo è l'Eloel. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.